Ciao, dottor. Mo ti devo chiamare così, no? In 20 anni che ci conosciamo, questa è la prima volta che ti scrivo. Sì, lo so, ti ho evitato in questi giorni che sei stato giù. Ma non perché ce l'abbia con te. Forse perché ce l'ho con me. Tu sei riuscita a portare la tua vita dove volevi. E io mi sto facendo trascinare dalla mia. Chissà dove. Così vicini prima. Troppo lontani ora. Con te che guardi avanti e io che mi giro a guardare ciò che eravamo. L'adolescenza, l'età dei primi amori, delle prime vere sberle, dei primi discorsi sul sesso e sulla vita che sarà, delle illusioni, delle speranze, delle corse in bicicletta su e giù per la collina. L'età della masturbazione. Delle prime idee politiche, dei primi peli che ti escono sul viso, del che Dio esista non ne sono poi così tanto sicuro. L'età delle parole che iniziano veramente ad avere un senso. E da allora stai attenta a quello che dici, alla musica che ascolti, ai libri che leggi, ai film. Inizi con Charlie Chaplin. Poi ti dicono che Kubrick ha cambiato il cinema. E ti vedi in un giorno Arancia Meccanica, Shining e 2001 Odissea nello spazio. Poi scopri Tarantino e ti innamori di Uma Thurman. Ma non ti hanno mai parlato di Fellini. L'adolescenza, l'età della fretta, del voler crescere subito e a tutti i costi, per prendere la patente e andare in giro in macchina con gli amici e poter partire, viaggiare, andare all'università. Che poi alla fine capisci che l'adolescenza è un attimo, passa in fretta e non torna più. Ed è l'età più bella, perché non sei né troppo piccolo né troppo grande. E se fai delle cazzate, sei giustificato, perché sei ancora un ragazzino. Devi crescere. E crescerai. E l'amore non sarà più il primo amore, il sesso non sarà più la prima volta. Tu non sarai più lo stesso e le idee politiche, le belle parole, le promesse. Chi io? Io ho detto questo? Ma no. Farai a botte con te stesso e perderai. Farai a botte un'altra volta e perderai di nuovo. Poi alzerai le mani e dirai: mi arrendo. E ti accontenterai della tua vita. Ti andrà bene così. Basta mangiare, no? Mettere su famiglia. Vedersi al bar con gli amici per una birretta di tanto in tanto. Trovare un lavoro decente giusto perché i tuoi figli non pensino che sei un fallito. Infilarsi le ciabatte ai piedi la sera alle 8 e morire davanti alla televisione. Cambiare canale verso mezzanotte per vedere qualche donnina nuda sulle reti private. Maledire lo Stato che aumenta le tasse e altre cazzate. Giusto per sentirsi vivo. Ancora vivo. Sempre vivo. Comunque. E fanculo alle idee politiche, alle belle parole, alle promesse. La vita è una furia francese e una ritirata spagnola. Però, quando eravamo giovani, ne abbiamo fatte di cazzate. Ci siamo divertiti. Ci siamo proprio divertiti. Sarà vero? Chi se lo ricorda più? Metti su pancetta. Fai gli scorreggi davanti a tua moglie e a 50 anni stai ancora in bagno a masturbarti e ti guardi allo specchio e sorridi e sei fiero di te. Ed è giusto che tu lo sia. Non sei peggio degli altri. Sei nella norma. Oh, le orecchiette con le cime di rapa!
Voglio vivere così, col sole in fronte, felice canto, canto per te.